che programma per realizzare il G-code possiamo utilizzare? Il consiglio che do è utilizza Cura soprattutto se hai cominciato da poco a stampare in 3D. Perché? Motivo numero uno, perché è affidabile. Motivo numero due, perché è gratuito. In particolare, per chi ha appena comprato una stampante e non lo utilizza per produrre, utilizzate Cura perché poi è anche snello, meno parametri che funzionano. La differenza sostanziale fra l'uno e l'altro è che nel Cura 15.04.5 prendiamo questo come esempio. Io ho sempre utilizzato, ci sono meno parametri e non ci sono bug. Mentre in Cura 2.4.5, quello nuovo, diciamo, ogni volta provo la versione nuova, ci sono dei bug. E quindi di conseguenza io diciamo che sono nell'ottica del produrre tanti pezzi. Se devo farne andare tanti tutti i giorni, io preferisco avere un programma che non ha bug. Poi qua ci sono molti più parametri, veramente tante possibilità e tante cose nuove. Bisogna testarlo, testarlo, testarlo. Il mio consiglio è guardati tutti i tutorial che io faccio. Ho spiegato a utilizzare molti parametri del Cura nuovo, sono entrato molto nel dettaglio. E ho fatto anche tanti consigli utili utilizzando Cura.15.4.5. Se impari ad utilizzare i parametri del Cura nuovo, ut sai utilizzare anche i parametri del Cura vecchio, perché ce ne sono molti meno, ma molto più diretti. Come visualizzazione, come caricamento, sempre meglio il Cura precedente. Spero di essere. Io, se fossi in voi, scaricherei tutti e due e li metterei a paragone. Utilizzo quella versione vecchia per realizzare G-code che devo lanciare uno dietro l'altro e Cura nuovo per tenermi aggiornato e vedere se ho nuove possibilità. Alla prossima!